Bentrovati a Toscana Parlamento, la trasmissione a cura della redazione di Italia 7 che vi trasmette tutte le attività del Consiglio regionale. Consiglio regionale che ha chiesto in una risoluzione della Commissione Aree Interne che siano previsti in modo chiaro meccanismi di aiuto e sostegno statale in favore delle attività produttive e commerciali che ricadono nei territori zona rossa. Zone rosse nel caso siano le regioni a dichiarare, in funzione del contenimento della situazione di contagio, alcuni territori nella cerchia delle massime restrizioni, siano previsti in modo chiaro i meccanismi di aiuto a sostegno statale in favore delle attività produttive e commerciali che ricadono in questi territori indicati. Lo chiede il Consiglio regionale in una risoluzione della Commissione Aree Interne, che impegna la Giunta ad attivarsi in questo senso nei confronti del Governo e del Parlamento, sollevando la questione anche in conferenza delle regioni. Questa risoluzione nasce da tante sollecitazioni di piccoli comuni del nostro territorio, perché il governo Draghi ha previsto in modo più dettagliato la possibilità per le regioni di istituire zone rosse locali a carattere provinciale, di zona distretto. È chiaramente più che una possibilità, trattandosi di provvedimenti che vanno a tutelare la salute pubblica, è un dovere per un amministratore pubblico, e quindi il Presidente di Regione giustamente ha adottato questi provvedimenti e li sta adottando. A parimenti noi abbiamo chiesto che il Governo, visto che proprio nei prossimi giorni avrà la possibilità di chiedere al Parlamento un nuovo scostamento di bilancio, ancora più importante del precedente, preveda dei meccanismi per le attività delle zone rosse locali, appunto, che hanno visto un'interruzione della propria attività maggiore rispetto ad altri territori, anche della nostra regione. Si tratta di quasi 100 comuni che in queste ultime settimane sono state interessate, ci sono piccole imprese che hanno quindi sofferto una situazione ancora più pesante rispetto ad altri territori, e chiaramente tutto questo si amplifica nelle zone interne e montane, dove ci sono dei problemi preesistenti alla pandemia, e adesso magari l'applicazione di misure restrittive doverose, necessarie, ma che devono essere accompagnati da meccanismi di ristoro chiari e definiti, e solo il bilancio dello Stato ha la capacità di farvi fronte in modo adeguato, come chiedono appunto questi territori, e anche una richiesta che sta facendo altre regioni oltre alla Toscana. È stata Luciana Bartolini ad annunciare il voto favorevole della Lega, osservando che forse era meglio prevedere contributi finanziari anche a livello regionale. Io ho detto che forse la Regione poteva pensarci da subito a dei ristori per le zone rosse regionali. Infatti avevamo votato una mozione in Consiglio quando fu istituita la prima zona rossa regionale a Chiusi. Aveva portato la mozione il Presidente Scaramelli, fu votata all'unanimità proprio per dare ristori alle zone rosse regionali. Quindi se il Governo non dovesse darle, si spera che sarà poi la Regione a sopperire a questo. Più in generale, come sta andando questa commissione nata da poco? Questa commissione è nata da poco, ma sta già lavorando molto. Per ora si lavora con le audizioni, perché senza conoscere non si possono poi prendere decisioni. Abbiamo avuto due commissioni fa delle audizioni molto interessanti di tutte le zone neve della Toscana, proprio per i ristori dovuti al sistema neve, che secondo quanto stabilito dal governo venivano distribuiti in base al numero delle presenze negli alberghi. Allora è stata fatta una richiesta dalla nostra regione e da altre regioni appenniniche affinché fossero diversamente dati questi ristori, e l'assessore Marras, che ha avuto un incontro l'altra settimana con gli altri assessori delle altre regioni, è sembrato abbastanza soddisfatto di come poi saranno ripartiti questi fondi per il sistema neve, e quindi anche per la nostra montagna pistoiese, Lamiata e tutte le altre zone della Toscana, ci saranno dei fondi un pochino più cospicui rispetto a quanto sembrava.
Il Consiglio inoltre impegna la Giunta ad attivarsi nei confronti sempre dell'esecutivo nazionale per predisporre immediati e adeguati ristori per tutte le attività economiche e commerciali che sono state danneggiate dalla tardiva comunicazione del passaggio della Toscana in zona arancione in relazione non solo ai mancati guadagni ma soprattutto alle spese sostenute nel weekend di San Valentino. E quanto prevede una mozione presentata da Gabriele Venere di Fratelli d'Italia ed emendata da Mario Puppa del Partito Democratico, che è stata approvata poi all'unanimità dall'Aula. Sì, oggi è stata approvata all'unanimità con alcuni emendamenti la mozione che abbiamo presentato sulle comunicazioni tardive del Governo dell'entrata in zona rossa nel periodo di San Valentino. Le attività come ristoranti e bar e le attività appunto al commercio si erano preparate con scorte, con organizzazione del personale per questo evento che avrebbe in qualche modo aiutato a andare avanti in questo momento così difficile, e purtroppo la comunicazione del venerdì sera ha vanificato tutti gli sforzi messi in piedi dalle attività, e quindi non si tratta solamente del danno di non aver potuto svolgere la propria attività e quindi non aver ricevuto l'incasso, ma anche una grande perdita a livello economico per quanto riguarda le scorte e i magazzini di tutte le materie prime che, ricordiamo, nel mondo della ristorazione sono anche biodegradabili. Quindi oggi con l'approvazione di questa mozione diciamo che abbiamo portato a casa un buon risultato per cercare di dare perlomeno un contributo a tutte queste attività danneggiate dal Covid. La parola d'ordine d'ora in poi deve essere riaprire. È inaccettabile che si continui a tenere le attività commerciali chiuse. Da un lato noi dobbiamo certamente accelerare la fase vaccinale, ma dall'altro, se chi ci governa non si rende conto che riaprire diventa un elemento essenziale anche per evitare quelle spiacevoli episodi che giustamente i manifestanti manifestano per il loro lavoro, i loro diritti, le loro aziende, la fatica con la quale in tanti anni, magari ereditando dal padre, hanno mantenuto la propria bottega, il proprio taxi, il proprio banco da ambulante, il proprio bar, il proprio ristorante, il proprio lavoro da guida turistica, manifestano. Ecco, è inaccettabile vedere che si continui ancora a tenere chiuso. Occorre riaprire. Da un lato si è chiesto alle imprese di fare investimenti, alle palestre di comprare i plexiglass, agli estetisti parrucchieri di mettersi in sicurezza, alle piscine di mettersi in sicurezza, ai bar e ristoranti di mettere tutte le norme igieniche, e dall'altro si continua ancora a tenerli chiusi. Questo diventa inaccettabile. Approvata con voto unanime in Consiglio regionale una risoluzione a sostegno di Malika Ciali, lo ricorderete, la giovane di Castel Fiorentino che ha denunciato la sua storia di discriminazione e di omofobia. Solidarietà nei confronti di Malika Ciali, giovane di Castel Fiorentino, a centro di un episodio di denuncia di una storia di discriminazione e omofobia messo in atto dalla stessa famiglia. Un episodio non tollerabile nella Toscana della culla di civiltà, ha detto l'aula di Palazzo Pegaso, che ha approvato con voto unanime una risoluzione a sostegno della ragazza. La mozione, inizialmente presentata da Italia Viva, è stata approvata nel testo sostitutivo con le firme di tutti i capigruppo. L'atto di indirizzo impegna la Giunta regionale a promuovere iniziative di sostegno e di aiuto nei confronti della giovane e di tutte le vittime di discriminazione fondate sull'orientamento sessuale. Iniziative da prendere tramite il servizio pubblico e l'associazionismo. Ringrazio i colleghi del Consiglio regionale, la Toscana tutta, il Consiglio regionale esprime solidarietà a Malika per quanto è successo, perché vuole metterla nelle condizioni di sentire il calore delle istituzioni toscane. Tutti i partiti politici presenti in Consiglio regionale hanno accolto il mio appello, quello di fare un atto forte del Consiglio regionale che esprimesse solidarietà alla Malika quanto persona, in quanto tale in grado di esprimere ovviamente la propria sessualità, il proprio orientamento, e allo stesso tempo anche fare un atto che impegnasse la Giunta per mettere in campo azioni di sostegno, qualora necessarie, a favore della ragazza, per consentire a lei, come a tutte quelle altre situazioni che si possono verificare nella nostra regione, di esprimere la propria libertà, i propri sentimenti, la propria sessualità e soprattutto la propria libertà. La Toscana è terra di diritti, la Toscana è terra di libertà, e come tale questo è un atto importante, è il primo atto pubblico che un Consiglio regionale fa in questa direzione, e mi auguro che ce ne siano anche altri di sostegno a favore di tutte quelle persone che magari possono essere discriminate ingiustamente per il proprio orientamento sessuale.
Beh, ieri abbiamo approvato due atti importanti, una mozione di sostegno a Malika per la vicenda che ha subito, insieme alla famiglia, un luogo dove ciascuno vorrebbe essere accolto e trovare la solidarietà necessaria ad affrontare il mondo e dove invece tanti ragazzi e ragazze sono costretti ad incontrare, ad affrontare i primi scogli e i primi confronti, soprattutto quando ciò riguarda la sfera intima della loro identità di genere e sessuale. E, credo che sia giusto sottolineare di questo episodio di Malika, che riguarda Malika Castelfiorentino, il fabbisogno educativo della comunità intera, degli adulti e dei ragazzi, perché come qualcuno ha detto, ho letto sui giornali, anche i genitori di Malika hanno bisogno di aiuto per imparare a capire e a direzionare il loro, credo, indubbio amore mal espresso e mal gestito verso la loro figlia, che ha così bisogno invece e ha così necessità di una giusta, di un giusto riconoscimento per la sua persona e la sua espressione personale. L'Aula ha poi votato una mozione presentata dal Movimento 5 Stelle che prevede il sostegno alla legge Zan in discussione al Senato. Argomento quest'ultimo però che ha diviso le parti politiche. Io ho sentito la discussione in Aula e ritengo incredibile che alcune componenti politiche da una parte votino e promuovano il sostegno a la solidarietà a una persona che è stata vittima di aggressioni per ragioni dovute all'orientamento sessuale e nello stesso tempo dichiarino come i loro leader Salvini e Meloni che una legge contro l'homo, lesbo, bitransfobia, perché è qualcosa di molto più complessa, e l'abilismo non sia una priorità, ritenendo che in questo momento le attenzioni debbano essere tutte concentrate su legittimamente la questione dei vaccini, dei ristori e delle riaperture. L'informo che le commissioni sono differenti e che uno Stato che si ritiene tale, che tuteli i diritti di tutti, deve saper portare avanti tutte queste istanze nello stesso tempo. Sono due temi completamente differenti. Sulla calendarizzazione del DDL Zan, per quanto sia competenza del Consiglio regionale decidere quando Senato e Camera debbano discutere i disegni di legge, abbiamo votato fermamente contrari perché riteniamo che sia una proposta di legge, un disegno di legge non solo strumentale, non solo anche pericoloso, ma soprattutto assolutamente inutile in questa fase storica. Noi abbiamo fatto gli ultimi due consigli regionali barricati dentro il palazzo, mentre fuori in strada c'erano decine e centinaia di lavoratori che chiedevano ristori, chiedevano aiuti. Non mi pare che ci fossero fuori migliaia di persone a chiederci di approvare il DDL Zan. Diverso invece è il caso di Malika, a cui va tutta la nostra solidarietà, tutta la nostra vicinanza. È folle, è vergognoso, è assurdo che nel 2021 ci possa essere qualcuno che si arroga il diritto di giudicare un'altra persona in funzione dei propri orientamenti sessuali. Dispiace ancora di più quando questi sono addirittura i genitori. Quindi a Malika tutta la vicinanza nel giorno in cui purtroppo rilevo che Malika è caduta nella trappola di chi la vuole strumentalizzare politicamente, visto che mentre noi le esprimevamo solidarietà, lei sui social attaccava Giorgia Meloni. Mi dispiace che si sia fatta strumentalizzare da questo. La invito a venirci a trovare in Consiglio regionale, mi piacerebbe confrontarmi tanto con lei. A 30 anni di distanza, una targa per non dimenticare, ma soprattutto per ribadire la richiesta di verità e giustizia per il caso Moby Prince, è stata apposta nella biblioteca del Consiglio regionale della Toscana. Una targa per ribadire che la richiesta di verità e giustizia che Livorno e la Toscana invocano da 30 anni non può cadere inascoltata. 30 anni dopo, 3 decenni, la tragedia del Moby Prince a Livorno ha lasciato il segno. La più grande tragedia della marineria italiana strappò la vita a 140 persone. L'ufficio di presidenza dell'organo legislativo regionale ha voluto apporre così un segno permanente all'interno della biblioteca del Consiglio regionale, laddove si trova l'armadio della memoria, un luogo simbolico dove vengono raccolti i documenti delle tre più grandi stragi toscane, Viareggio, la Costa Concordia e Moby Prince, appunto.
È un gesto importante perché ricorda una delle stragi più terribili che ha vissuto la nostra Toscana. Quando il 10 di aprile sono stato a Livorno, negli occhi dei familiari delle vittime c'è tanta voglia ancora di verità e di giustizia. Noi oggi, deponendo qui la targa sul trentennale della strage del Moby Prince, vogliamo dare un segnale chiaro, il segnale che quella verità e quella giustizia devono essere ritrovate. Sono insieme ai colleghi dell'ufficio di presidenza, alla collega Fratoni, al collega Casucci, insieme al collega Gazzetti e al collega Landi per deporre questa targa e per depositare una rosa rossa e per dire che tutti insieme chiediamo a gran voce che questa giustizia e questa verità possano venire davvero a galla. A seguire la seduta dell'Aula è iniziata con un minuto di silenzio. Il Consiglio si è impegnato poi a continuare a sostenere il lavoro dei familiari nella ricerca della verità e a mantenere vivo il ricordo delle stragi in Toscana, rafforzando le iniziative per la diffusione della cultura e della legalità. Lo prevede la prima parte del dispositivo di una mozione del Partito Democratico che vede primo firmatario Francesco Gazzetti, che l'Aula ha poi approvato all'unanimità. È tutto da Toscana Parlamento, l'informazione del Consiglio regionale della Toscana torna la prossima settimana. Grazie per averci seguito.